Buonasera cari amici, bentornati ad un nuovo appuntamento con Beethoven, la forza della musica. La nostra passeggiata quasi cavalcata a questo punto, Eugenio, perché sono già, comincia a essere già un paio di mesi Ah, sì. che cavalchiamo questa straordinaria avventura alla conoscenza, alla scoperta, alla conoscenza, all'approfondimento del grande genio tedesco Ludwig van Beethoven, di cui quest'anno ricordiamo i 250 anni dalla nascita. Sì, è un progetto bello organico che stiamo portando avanti. Penso che i nostri ascoltatori abbiano avuto finora l'opportunità, insomma, diciamolo, anche di ascoltare tanta bella musica, perché non è che è proprio quotidiano l'impatto che possiamo avere con questo tipo di ascolti e poi della grande qualità che proponiamo, perché oggi per fortuna i mezzi ci permettono anche di usufruire di grandissimi interpreti e di un repertorio molto vasto. Credo che sia molto bello quando abbiamo l'opportunità di andare in un ristorante, di avere l'opportunità di assaggiare anche quello che ci consigliano quelli del posto, no? Quindi Certo. affidarci a loro che hanno delle specialità o qualcosa di unico del luogo e quindi sicuramente non sono le solite cose. E quindi è molto bello il fatto che mi abbiate dato questa fiducia e che mi aiutiate quindi in questo percorso che io dico aiutiate per quello che posso io e poi naturalmente tu e lo staff per tutta la professionalità che profondete in questo progetto. Che è di tutti, è veramente a disposizione di tutti perché la musica è un patrimonio, forse è il reale, insieme all'arte naturalmente, ma è il vero, unico linguaggio universale. Ecco, quello Non ha che bisogno di può. filtri, no? Quindi non ha Esatto. bisogno di interpreti, ha solo bisogno del nostro metterci a disposizione dell'ascolto. Io faccio sempre l'esempio che se noi fossimo capaci a volte di fermarci e ascoltare anche solo il nostro respiro, il sentire a volte, sapete, quando coccoliamo i nostri figli o i nostri cari e sentiamo il loro battere del cuore, è musica questa, eh? È musica di un valore incommensurabile e a volte magari non ce ne rendiamo così Certo. conto. Però ecco, per me il rumore, ad esempio, è qualcosa che praticamente non esiste, o è veramente fastidioso, oppure è tutto suono. Tanto più nell'esperienza del compositore che abbiamo davanti, no? Che fa appunto anche col problema della sordità, il problema di tutto, del vedere acuiti i suoi sensi in una maniera ancora magari maggiore, ed è un qualcosa che è veramente difficile se non impossibile da immaginare. Noi abbiamo lasciato il giovane Ludwig a Vienna, l'abbiamo come dire, accompagnato nel viaggio da Esatto. Bonn verso Vienna nel 1792, dove ha trovato, dove grazie ai maestri, è arrivato i maestri che lo hanno accompagnato nella sua formazione, ha trovato nel più grande dell'epoca, Johannes Haydn, Haydn, il maestro per eccellenza, sì. colui che insomma sulla piazza era il pezzo migliore. Sì, poi diciamo che non ha preso solo il maestro, ma ha preso Tutto l'entourage che girava tutto. attorno. Quindi ha preso il compositore, ha preso il musicista, nel senso più completo del termine, quindi l'uomo di mondo, quello che conosceva le corti, sapeva come girava Come tutto, muoversi, certo. i contatti editoriali, quindi l'apertura verso gli editori maggiori del tempo, che altrimenti da solo sarebbero stati molto difficili, ma chiaramente se hai qualcuno che testimonia la tua grandezza per te e se ne assume il rischio, è Beh, insomma, la diverso. strada è un po' più aperta. Ed è Quando chiaramente. Beethoven è arrivato a Vienna, era un provincialotto di campagna. Questo non è molto chiaro da sapere, sicuramente aveva avuto già delle disillusioni abbastanza cocenti nella sua vita, forse già dal primo tentativo di viaggio, le esperienze che erano state fatte comunque di renderlo un po' bambino prodigio che non erano state così di grande Che poi non lo successo. era fondamentalmente almeno. Ma poteva anche esserlo, il problema è che il fenomeno dei bambini prodigio, specialmente sulla scorta di quello che è successo a Mozart,
era veramente un qualcosa all'ordine quasi del giorno, quindi diventa difficile avere un animale più ammaestrato senza sapere cosa può presentare il circo, quindi è difficile senza conoscere l'ambiente, Certo, no? certo. Diciamo che il rischio poi di questi ragazzi prodigio è sempre stato quello di rimanere poi prigionieri della parte. È un po' il rischio che corre anche Liszt da giovane, 20 anni dopo, perché Liszt nasce nel 1811, per cui siamo lì. Il problema è che spesso l'ambizione del fare il denaro facile, eccetera, non si accompagna al sì, io voglio valorizzarlo, ma perché abbia un avvenire rispetto al figlio. In questo caso la sua fortuna è di avere appunto Neefe, come si era già detto, poi Haydn, che invece riconoscono il grandissimo talento e quindi lo assecondano secondo la loro arte. C'è anche da dire che Haydn è una persona generosa, è una persona che si spende senza alcuna paura di vedersi né sorpassato né niente, è una persona Molto affermata. equilibrato, Sì, ma molto conscio anche della propria grandezza, affermato, universalmente riconosciuto come un grande maestro, quindi nessun problema. è ancora, sì, ma al di là di nessun problema, è proprio ancora maggiore la valenza dell'uomo in questo Certo. caso, no? Perché nella sua posizione poteva anche tranquillamente non prendere più studenti, farsi i fatti suoi. Noi abbiamo avuto un altro esempio simile all'inizio del Novecento. Ce ne sono stati diversi, onestamente, ma alcuni maestri che non sono così noti, ma che vale la pena conoscere. Noi abbiamo avuto nel mondo dell'organo un grandissimo compositore che si chiamava Charles Tournemire, un nome che non dice niente ai più, ma fu il successore come organista di César Franck a Parigi, a Santa Clotilde. Questa persona era un compositore eccezionale, una persona che viveva l'arte per l'arte perché aveva avuto il grossissimo privilegio di sposare una persona estremamente ricca. Questo signore già di suo stava bene. E cosa fece? Lui fece quello che magari tanti non farebbero. Visse l'arte per l'arte, ma non giusto è, ma per farla al livello più alto possibile, Bello. perché tanto non aveva nulla da perdere, Da poteva proprio. mangiare l'aveva. Sì, aveva tutto. Ma di più, decise di fare l'insegnante di persone straordinarie completamente gratuitamente, sceglieva lui gli studenti. Cioè chi gli si avvicinava e lui riconosceva in questo determinati doti, ecco che lui offriva le lezioni completamente gratuite e faceva da mentore. I suoi studenti, tra i quali mi piace ricordare, ecco, parliamo della nicchia chiaramente, Certo. di uno strumento che è già di nicchia come l'organo, ma ad esempio tra i suoi studenti più importanti vi è stato Jean Langlet, che ha formato a sua volta schiere di altri musicisti, questo non vedente. Stiamo parlando di situazioni straordinarie che però si ripetono nella storia, perché per fortuna persone che si rendono conto dei propri doni, delle proprie fortune e le Certo. mettono a servizio, insomma, è qualcosa di straordinario. Sono Ecco, legate. Haydn è esattamente così. E Haydn è la persona che consente a Beethoven di entrare in questa cerchia aristocratica importante, che in qualche modo lo aiuta sul come presentarsi come compositore, e quindi non solo come virtuoso al pianoforte, e che in qualche modo lo consiglia. Certo, non tutti i consigli vengono esattamente seguiti, infatti come l'altra volta scherzavamo dicendo insomma, che alla fine lui si presenta come un compositore a partita IVA, nel senso che come musicista decide di non avere più, di non essere più a servizio di nessuno, ma di rendersi libero. Beh, però Certo, molto, molto moderno questo. molto moderno, figlio di tempi rivoluzionari, e sulla scorta di esempi come quello di Mozart, che Mozart. aveva cercato in tutti i modi di rendersi libero, Affrancarsi un po' da anche questo. se però proprio verso il termine della sua vita aveva ottenuto, anche se non ha poi esercitato, il ruolo di organista di corte a Vienna. L'aveva ottenuto proprio alla fine della sua vita, cosa che non eserciterà, che in qualche modo non solo gli garantiva un fisso, anche se lui guadagnava tanto, ma era un modo per tenere entrambi i piedi nella corte e di conseguenza, avendoli entrambi dentro, avere la possibilità di commissioni imperiali per nuove opere liriche, per nuovi lavori, per Certo. essere. Ecco, quindi a volte il mettere dentro il piede significava anche l'indotto, quindi non solamente il lavoro fisso, come diremmo.
Nel caso di Beethoven, che sente molto forte questo desiderio di libertà e soprattutto incontra da subito un grande favore molto crescente verso la sua persona e verso il suo modo di fare musica, Certo. perché è rivoluzionario da subito, essendo così apprezzato lui si ritrova a non avere grandissime difficoltà economiche. Ha vari mecenati che sostengono la sua attività e gli commissionano i lavori. Quindi, insomma, diciamo che sta bene. Sta bene e il suo problema verrà quando si schiererà politicamente, abbastanza apertamente, contro lo status quo. Però ecco, come Fin musicista a fino ad parte IVA, allora. il suo esempio che sta esattamente dietro di lui è Mozart. Allora, rendiamo omaggio a Mozart anche in questa puntata, perché Mozart no, cioè Beethoven è grandissimo, Mozart è grandissimo, cioè si sta parlando di compositori di cui non solo non si può fare a meno, ma non ci stancheremo mai di ascoltare. Quindi Ma pensarli poi tutti sì. connessi tra loro, viene un po' da pensare al Rinascimento italiano, dove Sì, abbiamo esatto. uno via l'altro, Bravo, Donatello, sì. Michelangelo, e c'è il Vasari che testimonia la vita, e poi mi arriva magari il Botticelli, poi c'è quell'altro, poi c'è l'altro. E vederli tutti insieme è come se all'improvviso la natura si fosse rovesciata e dice: no, questa generazione li facciamo tutti musicisti in questo caso. È La cosa divertente. bella anche, Eugenio, secondo me, è che non esiste uno più bravo dell'altro, perché ecco qui anche la comparazione, può essere una questione di gusto personale, certo, avere una predilezione più per uno piuttosto che per l'altro, ma siamo comunque a livelli talmente alti Ma come si può? e non si può veramente, perché è la classica domanda, vuoi più bene al babbo o alla mamma in questo caso? Ti piace più? Certo, mio figlio ha già chiesto a mia moglie di sposarlo, però quello è perché è chiaro dal È maschietto ancora nella fase di edipica. amare la mamma. No, ma credo che sia normale per tutti. Però giustamente io non sono più, ma forse per l'età, non sono più per il compositore, ma mi piace tanta roba. Allora, magari ci sono compositori anche minori che ci hanno lasciato qualcosa, ma quel qualcosa è talmente significativo che ci vuol dire qualcosa. Allora, è molto bello condividere ed è quello che facciamo. E allora condividiamo Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Prego. Thank you.
sarà l'ouverture, naturalmente di Così fan tutte. Musica che non ha tempo, che non ha assolutamente tempo, l'ascolti, poi l'ascolti e ti entra dentro, continui ad ascoltarla e ancora ti suggerisce nuove Poi emozioni. c'è questo afflato di libertà, si sente energia, vitalità e tutto. Tanta, tanta. Questo poi nel teatro d'opera è un qualcosa che è veramente importante perché conferisce anche all'azione che seguirà tutto. Però è anche determinato da questo approccio nuovo. Cioè qui abbiamo il compositore che forse per le primissime volte riesce ad ottenere dei denari per fare ciò che vuole. Cioè, gli viene chiesto un'opera lirica, lui d'accordo con altri decide di avere questo testo di Metastasio, di portarlo in scena, è ben pagato e tutto, e non è un dipendente. Quindi questo è il modello che poi prendono un po' tutti gli operisti, eccetera. Certo, quasi tutti, anche quelli coevi di scuola napoletana o di altre cose, facevano questo discorso, come imprenditori di se stessi. Però quasi sempre avevano una cappella o un qualcosa a cui erano legati o una corte e che quindi in parte gli dava un introito Un che minimo, un minimo fosse sì. per... Il rischio invece di andare a briglia sciolta, no? Come ebbe Mozart e poi ebbero tanti altri, era anche dovuto al fatto che c'erano queste storie molto ricorrenti su compensi faraonici dati ai compositori Pensate. che erano i migliori del loro tempo. Noi abbiamo dei compositori, anche prima di Mozart, che fanno la libera professione e basta, e saltuariamente sono musicisti di corte. C'è questo Hasse, detto il Divino Sassone, ben prima, come nome proprio per esteso, che neanche Handel, che era coperto d'oro letteralmente per ciò che scriveva, e altri nello stesso periodo. Dobbiamo ragionare anche che non esiste il diritto d'autore, e verrà introdotto solo a metà dell'Ottocento, grosso modo. Quindi vuol dire che una volta ottenuto il compenso, abbiamo perso la proprietà del nostro bene, l'abbiamo fatto, fine. Chiunque lo utilizzerà né noleggiando le parti né nulla. Quindi quello che La abbiamo preso proprietà l'abbiamo intellettuale preso. rimane però Non c'è all'autore, più ma nulla. nemmeno la proprietà Nel intellettuale. senso che viene ceduta completamente. Certo, uno non pone il nome di un altro, a parte qualche caso raro di qualcuno che si appropria proprio di titoli, ma sì, rimane il nome, ma... E poi si parla sempre di musica d'uso, di consumo, cioè Certo. da usare. Non esiste il culto del passato se non in maniera museale. Cioè noi il fatto oggi di andare ad ascoltare con grande frequenza, per chi lo fa almeno, Mozart, Beethoven o altro, lo fa come mai in passato è esistito. Cioè, noi fino all'inizio del Novecento, ossia con l'avvento del mondo discografico fondamentalmente, che ci permette dunque di risentire le esecuzioni di determinate cose fatte da qualcuno, prima non esisteva. Quindi o avevamo il concerto e quindi Certo. andavamo a sentire il tal virtuoso, avevamo la produzione che c'era in quel momento e via. Questo che noi viviamo oggi come la normalità di ascoltare la musica definita classica, non era concepibile prima degli anni 20 del Novecento, proprio come concetto, come idea. Le Certo. opere nascevano, morivano se non avevano successo, venivano riprese per un certo periodo se avevano successo, fine, si andava subito al progetto nuovo. Quindi questo giustifica anche l'iperproduttività da Sì, parte e di alcuni, la preoccupazione anche certo, che le dell'andare cose avanti, devono andare dell'arricchirsi. avanti, Noi abbiamo certo. degli esempi anche veramente importanti da parte di alcuni compositori, anche del primo Novecento. Facciamo l'esempio di Max Reger, che è un compositore poco noto in Italia, dovuto anche al fatto che è morto all'inizio della Prima Guerra Mondiale e poi con tutto quello che è successo dopo, con l'enfatizzazione di tutto quello che era l'arte dell'area tedesca e quindi il rigetto dell'Europa intera Certo. dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fatto salvo Bach, che ha una storia completamente diversa ed è lontano nel tempo. Qui parliamo di un compositore che fa una grande fatica all'inizio a imporsi nel mercato, quindi come compositore e all'inizio fa anche l'insegnante, a un certo punto smette di fare l'insegnante perché capisce
che sta facendo la cosa giusta, nonostante chi è intorno a lui non ci crede, ma lui persegue questa cosa e diventa, dopo Richard Strauss, il compositore tedesco più eseguito in vita. Quindi ha accesso a una cattedra di insegnamento che gli serve non tanto per esprimere il suo verbo come docente, ma per ottenere degli incassi spaventosi per ogni Certo, opera più pubblicata. legittima in quanto accademico, tutte queste cose, quello che è. Quindi parliamo di... No, Però non si inventa molto, però dopo eh. a un certo punto cede, non fa più l'insegnante e continua, ma guadagna delle cifre assurde. C'era chi diceva che c'era una tale opera di Verdi che gli aveva fatto comprare una villa, piuttosto che... Cioè, una villa dell'epoca, quindi con ettari di terreno. Parliamo di cose del genere. Beethoven dunque si trova, come gli altri, anche attirato, no, da questo mondo della libera professione che può arricchirlo, può affermarlo nella società dell'epoca. Haydn, da questo punto di vista, chiedo scusa, No, lo aiuta, lo guida. Certo, non condivide esattamente tutto, perché lo lascia fare, giustamente. E lì è la grandezza del maestro, che ti segue fino a un certo punto, poi devi fare tu. sei libero, certo. Però se lui ha ottenuto i primi contratti per pubblicare in un certo modo l'opera 1, l'opera 2, eccetera, e soprattutto ricevendo il giusto consiglio sul cosa pubblicare prima, perché anche quello determina a volte la fortuna o meno di uno strumentista e di un compositore, perché se uno si afferma come puro compositore che scrive per se stesso cose che suonerà lui, è un conto. Se fa musica da camera, ad esempio, cambia tutto. Certo, produce per gli Perché altri, produce per gli diventa altri. per gli altri. A Beethoven interessava di più, secondo te, quando lasciò Bonn, quindi anche con la valigia piena di sogni, piena di così anche di ambizioni, interessava più diventare ricco, diventare famoso? Credo che la sua ambizione principale era di affermarsi con la sua identità. Non era un discorso di ricchezza, ma di affermarsi come artista a tutto tondo. Tutti questi musicisti del periodo ambivano semplicemente a fare il loro lavoro come un artigiano di oggi con fatica cerca di Certo. fare. Certo, vedendo magari che chi intorno a sé, era il caso di questo Lucchesi, a cui abbiamo ad esempio accennato, musicista di corte di medio livello, uno dei tantissimi Certo. minori di cui è piena la storia, vedendo cose del genere uno ambisce a ottenere di più, perché se questo ha tot io posso avere di più. Ma non è tanto un discorso dell'arricchimento economico, perché sappiamo benissimo che anche Beethoven stesso non ha mai goduto più di tanto di quello che ha fatto, e anzi ha lasciato una bella eredità. Certo. Il ragionamento è più quello di avere l'idea di potersi esprimere appieno senza vincoli. Quindi questa, e quindi ambire a fare anche lui l'arte per l'arte secondo le massime possibilità possibili. Certo, non si accontenta più di stare in un luogo distante dalla vitalità dell'epoca, ma decide di andarci dentro e giocarsi le sue carte per vedere fino in fondo anche dove può arrivare. La bellezza quando si comincia questi studi, di solito musicali, ma artistici in generale, non è semplicemente quella di soddisfare il proprio, Certo. ma è anche quello di, alla fine, se uno vuol fare una carriera, non è la cosa giusta dire mettersi in gioco perché è sbagliato. È un'espressione che a me oltretutto non piace, ma è più il desiderio di confrontarsi nel senso di dire: io arrivo qui, cosa è interessante, cosa non lo è, in cosa posso assorbire da chi sta attorno a me e quindi trovare un linguaggio ancora maggiore. È quello che succede ai bambini quando non conoscono ancora la logica o la grammatica in un certo modo. Si esprimono e pensano già di dire tutto, ma più conoscono, più è facile Chiaro, esprimersi e quindi rivelare se chiaro, stessi. chiaro. Allora, Beethoven lo lasciamo perché il tempo a nostra disposizione sta volando. Lo lasciamo a Vienna, dove comincia una luminosa carriera che durerà per l'intera sua vita fino al momento della morte, a 57 anni, nel 1827. 27. Sono anni che segnano
la forza, l'irruenza, la passione di questo compositore, che poi vedremo nelle prossime puntate, in quanti modi troverà espressione, in quanta altezza, ecco, proprio di composizione, a quale altezza di composizione riuscirà ad arrivare. È un Beethoven quello che si affaccia sulla scena viennese sufficientemente consapevole di sé, senza esagerare naturalmente, però non è lo sprovveduto, tu l'hai No. detto più volte, no? Non è lo sprovveduto ragazzo di campagna, virgolettato, in questo caso Ingenuo, cosa? di Bone, ingenuo, no? Con la valigia di cartone, come potremmo dire, dandole una immagine un po' iconica anche così, ma è un giovane, certamente giovane, che ha molto da imparare, ha tanto da imparare ancora, ma che già ha un bel bagaglio. Fatto, aiutato a formarsi da maestri, l'abbiamo ricordato Importanti comunque. e Sa soprattutto sa di essere sulla strada giusta. di essere sulla strada giusta e l'incontro con Haydn, che è un incontro anche creato, cioè non è un incontro che nasce così a caso, Sì, un po' in verità lui passa sulla strada per andare a Londra, ha sentito no? parlare di Ah, qualcuno, ecco. si ferma, rimane veramente sorpreso e gli promette che lo aiuterà. E così fa. Quindi no, in realtà Non è così non è casuale. così casuale, certo, forse le Certo, è condizioni, cioè casuale che passasse da quella quello strada, va da sé, quello sì. però le condizioni, cioè Beethoven se l'è giocata tutta e Lo se l'è meritava. giocata Sì. con il proprio talento, Sì, con il sì, proprio sì, 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 merito, sì, sì, sì. ecco, diciamo che non è che è arrivato così, perché No, non è Haydn casuale. era, lo ricordiamo, era il miglior, Il il maggiore maggiore. compositore del tempo. E la cosa bella è che il brano che ascoltiamo è la prima opera con numero d'opera pubblicata da Haydn, da Beethoven, chiedo Beethoven. scusa. È bello perché l'opera 1, quando lui in realtà ha già editato musica quando era ragazzo e durante la Sì, sua ce adolescenza, l'hai e ha già fatto scritto sentire. tanto, ma quando uno mette un numero d'opera vuol dire che la composizione ha un senso compiuto e ha quindi l'imprimatur di essere un qualcosa di definitivo. Quindi questo, su consiglio di Haydn, pubblica musica da camera e per la formazione del trio, che insieme al quartetto è la formazione più nobile che ci sia nel discorso musicale di quel periodo. Allora, noi ci salutiamo perché il tempo veramente scorre velocissimo quando parliamo di questi temi, perché realmente la musica ci prende molto, i brani, la suggestione, l'emozione, insomma, stiamo provando a riproporre molto molto in piccolo una sala di musica in versione televisiva, quindi molto piccola e molto frammentata, devo dire, però l'intenzione è questa. E adesso, quindi, salutandoci, vogliamo ascoltare il tema, chiedo scusa, l'opera numero uno, no, l'opera uno, numero Numero 3. tre, il trio per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig van Beethoven. Quanti anni ha quando compone questa? Questo è 25, Quindi è appena arrivato, poco più. E 1795, quindi ha compiuto i suoi studi e è pronto per lavorare da solo. la sua prima È quello che ha, creazione. diciamo che è quello che ha il numero d'opera. Sì, Cioè lui l'ha prima ha detto prima. fatto tutto, nei cataloghi vengono chiamati Verke ohne Opus, cioè lavori che non hanno numero d'opera, e sono tanti, tantissimi, ma questi sono quelli dove lui in pratica dice: questo è il mio biglietto da visita. Quindi è la prima opera che ha un numero ufficiale. È il progetto firmato, Sì, definitivo. definitivo, e dall'opera numero uno in poi niente sarà più come prima No, per Beethoven. no. Lo scopriamo nelle prossime puntate, insieme a Assolutamente. Eugenio Maria Fagiani. Vi lasciamo in compagnia del brano musicale, l'appuntamento con la nostra Beethoven, la forza della musica, è come sempre per la settimana prossima. Grazie. Thank you.
Thank you.